Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Grande Fratello, svelato il colpaccio. Il conduttore Alfonso Signorini convince la star ad entrare nella casa. Ecco di chi si tratta. Il Grande Fratello è un reality show che, da oltre 20 anni, ha cambiato la storia della televisione italiana. Il 14 settembre del 2000 va in onda, per la prima volta, uno degli spettacoli più amati e longevi della categoria. 10 concorrenti scelti tra persone comuni, 99 giorni di convivenza forzata e ripresi H24 da telecamere nascoste. Viene introdotto il meccanismo di eliminazione attraverso il televoto del pubblico da casa. Una novità che modifica drasticamente il modo di fare televisione adottato fino a quel momento. Inizialmente, lo show viene accusato di immoralità. Leonardo Pasquinelli, amministratore delegato di Magnolia, afferma: "Quando è arrivato il Grande Fratello ci fu una grande discussione. In azienda c'era chi sosteneva che fosse un programma ai limiti della moralità e spingeva per trasmetterlo in seconda serata su Italia 1. Però, il talent viene trasmesso in prima serata su Canale 5. Riscuotendo un successo senza precedenti poiché tutti mostravano curiosità nel vedere le dinamiche di convivenza tra sconosciuti. Tra i concorrenti della prima edizione ricordiamo senza dubbio il compianto Pietro Tarricone, Cristina Plevani, Rocco Casalino. Anche alla conduzione del Grande Fratello si sono susseguiti celebri volti del mondo dello spettacolo. Ricordiamo Daria Bignardi, Ilari Blasi, Barbara D'Urso e Alessia Marcuzzi. Uno dei più amati presentatori del reality è Alfonso Signorini, giornalista e direttore della rivista settimanale Chi. Dal 2020 Alfonso è al timone del reality più amato di Canale 5, dopo aver assunto anche il ruolo di opinionista. Il giornalista è stato riconfermato come padrone di casa della nuova edizione del Grande Fratello. Grande Fratello. Signorini convince la star. Nella nuova edizione del Grande Fratello, in onda dall'11 settembre, è stato riconfermato Alfonso Signorini come conduttore, affiancato da Cesara Buonamici che indosserà le vesti di opinionista. Sono previste importanti novità per il prossimo autunno. A partire dai concorrenti. Per la prima volta non ci sarà distinzione tra VIP ed edizione tradizionale. Il cast dell'edizione 2023 sembra essere pronto e i VIP sono già stati selezionati. Mentre, sono ancora in alto mare le ricerche per i NIP, ovvero i Not Important Person. Uno dei VIP fortemente desiderati dal padrone di casa è Corrado Tedeschi, celebre conduttore e attore italiano. In un'intervista ha rivelato: "Di recente mi hanno telefonato per il Grande Fratello. Vedremo, ho avuto un tono un po' guardingo. Ho chiesto delucidazioni su certe condizioni. Detto questo, mi è molto piaciuta questa rivoluzione educata che Berlusconi sta mettendo in atto. Una scelta coraggiosa e bellissima. Chissà se questa rivoluzione porterà il desiderato Corrado ad accettare questa nuova esperienza." La nuova edizione del Grande Fratello 8 andrà in onda a partire dall'11 settembre ed il conduttore si professa entusiasta delle importanti novità previste. In particolare, è curioso del rapporto che si potrà creare tra personaggi famosi e gente comune. Alfonso Signorini si è lasciato andare su alcune anticipazioni che hanno lasciato senza parole i telespettatori. In primo luogo, il conduttore confessa che non si tratterà di un'edizione lunga come quella dell'anno scorso, così da aver ritmi meno stressanti. Continua: "Detto questo, avremo un'edizione mix tra VIP, che saranno, ve lo dico già, ve lo garantisco,
Facce note. La gente non dovrà chiedersi ma questo chi è? E i NIP saranno veramente NIP. Gente veramente comune. Semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web. Dei social. Ho fatto un provino ad un NIP l'altro giorno. Era un ciabattino di Arezzo. Gli ho detto, tu sei socia. E lui mi ha detto in una maniera davvero spaziale, Alfonso, purtroppo sì, ho 1200 follower. Ho detto, va benissimo, ma meno male. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.